essere rispettata, chiaro? Bisogna rischiare qualche cosa, è chiaro? Allora, da qualsiasi tipo di cosa, la politica la potete fare anche voi quando fate la spesa, andate in macchina piuttosto che in bicicletta, bottiglie di plastica piuttosto che l'acqua dal rubinetto, potete fare delle piccole scelte e le rivoluzioni le fanno, si cominciano in questi paesi qua. I gruppi d'acquisto, i gas, i chilometri zero, l'agricoltura, il cibo, guardate che il cibo è il grosso problema che sta arrivando, non è tanto l'energia o meno, è il cibo. Il cibo non ce n'è già più. Signori, la Cina, che è un grande esportatore di cereali, continua, ha importato 10 milioni di tonnellate, ne produce 500 milioni, ne ha importato 10 milioni perché ne consuma di più di quello che produce. Ed è il più grande produttore di cereali del mondo. Da chi li va a prendere? Lui è il più grande produttore, deve importare. Allora vanno in Africa, comprano terreni, vanno in Etiopia, comprano terreni, vanno nel Darfur dove muoiono di fame, comprano i terreni per coltivare il cibo per i cinesi, i coreani, non per quelli del Darfur e dell'Etiopia. Sta succedendo una cosa incredibile, i fondi pensione londinesi vanno in Africa a comprare e coltivare il cibo per i pensionati inglesi. Dove andiamo a finire? I trasporti, noi facciamo TAV, infrastrutture, alta velocità per trasportare cosa? Che cosa trasportiamo? La TAV per le merci? Ma quale merci? È 10 anni che sta calando il trasporto di merci in Europa. Quale merci? Quale merci? Abbiamo i treni dei pendolari che sono di merda e poi spendiamo 22 miliardi in una TAV per far girare una mozzarella a 250 km all'ora. Se le merci non vanno dove c'è più velocità, vanno dove costa meno il trasporto. Un container dalla Cina a Genova costa 1500 euro, poi da Genova a Palermo costa 8000. Di che cazzo stiamo parlando? La mobilità del futuro è stare più fermi possibile e non fare pendolarismo. Bisogna affrontare il tabù. Basta con questo lavoro a 50 km, basta! Il lavoro deve essere dove vivi tu! Il lavoro, tanta gente va a 50 km per sedersi davanti a un computer in un ufficio, se avessi le linee, la banda veloce, la banda veloce, io voglio una banda veloce! Non si sa se Grillo rientra. Non quella lì, cazzo! La banda deve essere veloce e gratuita! Cioè io gli ho mandato due o tre. Islam ci insegna, devi avere la banda per diritto di nascita. Devi accedere alla rete, alle informazioni sul diritto di nascita, poi paghi i servizi. Dobbiamo fare questo tipo di battaglia. Guardate il referendum dove l'hanno buttati, l'acqua. Di nuovo, bisogna scendere nelle piazze, dopo che 27 milioni hanno detto no alla privatizzazione, ma loro non riescono a ripubblicizzare l'acqua. Non la vogliono ripubblicizzare. Loro aspettano una legge nazionale che gli indichi come fare a togliere questo cazzo di 7% che garantisce il profitto degli imprenditori, aspettano una legge nazionale e la legge nazionale non arriverà e rimane tutto così. E allora ecco gli ecologisti che vengono fuori, i grandi produttori dell'ambiente, come in Puglia, che vogliono fare 6 inceneritori ma piccoli. Oppure questi pirogasificatori che si possono trasportare, addirittura ne stanno facendo uno su gomma, un enorme tir che si sposta. Allora scorreggia qui, appena senti l'odore della scorreggia lui è di un'altra stazione. E con chi te la prende? Noi combattiamo sempre in ritardo, noi dobbiamo sempre dire di no a qualche cazzo.